Allora? Signori, la notizia è ufficiale. Il zio è rifallito. No, quando? Ora, 65 milioni di debiti. Questa volta non si ripiglia nemmeno con il super enalotto, te lo dico io. Lo sapevo. Ma non mi hanno lasciato il tempo di farmi una clientela. Ma quale clientela? Rintronato. Ma che sapro, una pinoleria, eh? Ma quanti pinoli tu credevi di vendere, eh? Beh, in effetti c'ha ragione. Certe idee, Arnaldo, e le vengono solo a te. Due anni fa voglio aprire, come si chiamava? La maschereria. La? Maschereria. Ma vi rendete conto? Un negozio di maschere subacquee sul Montamiata, eh? Ma vi rendete conto? C'è 200 chilometri dai Montamiata e andrà in mare. Ma un negozio così gli erano 40 anni che nessuno l'aveva aperto. Ma se gli era 40 anni che nessuno l'aveva aperto, un motivo ci sarà stato, no? Fava! Osvaldo, non mi diventare volgare. Eh no, siccome qui abbiamo Arnaldo, il re dei commercianti, perché il prossimo anno è un turnape su una bella frulleria di coglioni? Così tu pigli anche il premio della critica. Vabbè, babbo, inutile infierire, no? È andata come è andata, andrà meglio la prossima volta. Ecco, diglielo te, Arturo, che tu sei giovane. Se nella vita un ci si lancia un pochino, ma che si viva a fare? Sì, ma un ci si lancia ai soldi degli altri, capito? E con me i soldi non te ne do più, capito? Con me t'ha chiuso, stop, capito? Stop! Capito bene? O perché ha fatti capire meglio e devo mettere su una stopperia, eh? L'aveva ragione Lanini. L'era meglio se apriva una parrucchineria. Il gatto che mangia con noi lo posso rimettere a cuccia.